benedizione di Maria nel 32° anno di Medjugorje, a cura di Antonio Norrito. Carissimi, ecco le parole di Ivan sull'apparizione da lui avuta il lunedì 24 giugno 2013 sul Bodb alle ore 22, tratte dall'audio originale. Ecco che dice Ivan: come sempre, dopo l'incontro con la Madonna, io vorrei descrivere e avvicinare anche a voi ciò che è più importante dell'incontro di stasera. All'inizio desidero dire che è veramente molto difficile descrivere a parole l'incontro con la Madonna, ed è difficile trovare le parole giuste, in modo particolare oggi, quando la Madonna ha toccato questo luogo e quando l'abbiamo vista per la prima volta. In modo particolare oggi è venuta a noi molto gioiosa e felice, e all'inizio ci ha salutati tutti col suo materno saluto: sia lodato Gesù, cari figli miei. Poi ha steso le mani qui e ha pregato su tutti noi per un lungo periodo di tempo. Poi la Madonna ha pregato in particolare su voi malati presenti. Poi ha detto: cari figli, vengo a voi gioiosa e con gioia desidero invitarvi anche oggi. Accogliete i miei messaggi e vivete i miei messaggi. Cari figli, con voi desidero realizzare i miei progetti col mondo, con la Chiesa. In modo particolare oggi vi chiamo. Rinnovate i miei messaggi, vivete i miei messaggi. All'inizio mi sono presentata come regina della pace. Anche oggi in modo particolare vi invito a pregare per la pace nel cuore dell'uomo, per la pace nei vostri cuori, perché la pace viene dai vostri cuori. Cari figli, la madre prega per tutti voi. La madre vi ama tutti col suo amore materno. E presenta tutti voi presso suo figlio. Cari figli, anche oggi desidero dirvi grazie. Grazie per avermi accolto, perché continuerete ad accogliere i miei messaggi e a viverli. Poi ho raccomandato tutti voi, tutti i vostri bisogni, le vostre intenzioni, le vostre famiglie, in particolare tutti i malati. Poi è seguita una piacevole conversazione tra me e la Madonna, dice Ivan, e tra la Madonna e me, che rimane solo tra noi. E dopo questa conversazione la Madonna se n'è andata in preghiera, e se n'è andata nel segno della luce e della croce, col saluto: andate in pace, cari figli miei. Ho dimenticato di dire che la Madonna ci ha benedetti tutti con la sua benedizione materna, e che ha benedetto tutto quello che avete portato perché venisse benedetto. Questo è ciò che è più importante dell'incontro di stasera con la Madonna. Tutti noi sappiamo che domani è 25 e che ogni 25 la Madonna si rivolge a noi con un suo messaggio che dà per tutto il mondo. Messaggio della Madonna a Medjugorje, 25 giugno 2013. Cari figli, con la gioia nel cuore vi amo. E vi invito ad avvicinarvi al mio cuore immacolato, finché io possa avvicinarvi anche di più al mio figlio Gesù, perché lui vi dia la sua pace e il suo amore, che sono il nutrimento per ciascuno di voi. Apritevi, figlioli, alla preghiera, apritevi al mio amore. Io sono vostra madre e non posso lasciarvi soli né vagare e nel peccato. Figlioli, siete invitati ad essere i miei figli, i miei amati figli, perché possa presentarvi tutti al mio figlio. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. Fine.